Hello, children. Welcome to a new English lesson. Today we're going to talk about possessive adjectives in English as well as in Italian. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova lezione. Oggi parleremo degli aggettivi possessivi in inglese e ovviamente anche in italiano. Allora, innanzitutto partiamo proprio dagli aggettivi possessivi italiani, perché senza conoscerli bene, ovviamente non possiamo poi andare a studiare i loro corrispettivi inglesi. Allora, quando ad esempio io voglio indicare che qualcosa appartiene a me, io utilizzo mio. Quando qualcosa appartiene a te, utilizzo tuo. Quando qualcosa appartiene a una terza persona singolare, quindi ad esempio a lui, a lei, a esso, in questo caso uso suo. Quando qualcosa appartiene a noi, utilizzo nostro. Quando qualcosa appartiene a voi, utilizzo vostro, e quando qualcosa appartiene a essi, utilizzo loro. In realtà, però, e questa è una caratteristica dell'italiano che non troviamo in inglese, dove secondo me è più semplice utilizzare gli aggettivi possessivi, dicevo, in realtà in italiano le cose cambiano un pochino a seconda dei casi. Perché? Perché ad esempio è vero, quando qualcosa appartiene a me, io utilizzo mio. Ad esempio posso dire mio fratello. Ma se io ho una sorella, quindi non sto parlando di qualcuno al maschile, ma di qualcuno al femminile, io non posso dire ovviamente mio sorella. Allora cosa succede? Succede che in realtà, a seconda dei casi, noi possiamo andare a cambiare la desinenza, quindi la parte finale degli aggettivi possessivi, e quindi, ad esempio, possiamo avere aggettivi possessivi maschili singolari, femminili singolari, maschili plurali e femminili plurali. Ecco quindi che in italiano dirò mio fratello, mia sorella, i miei fratelli, le mie sorelle. La stessa cosa si verifica anche ovviamente con tuo, quindi a seconda dei casi avremo tuo, tua, tuoi, tue. Lo stesso accade con suo, sua, suoi, sue. Lo stesso ovviamente si verifica anche con nostro, quindi nostro, nostro, nostri, nostre, con vostro, 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 vostri, vostre. Con loro abbiamo un caso un po' particolare, perché? Perché in realtà basta cambiare l'articolo che viene prima dell'aggettivo possessivo. Quindi, ad esempio, possiamo dire il loro fratello, la loro sorella, i loro fratelli, le loro sorelle. Vedete che come possessivo io utilizzo sempre loro. Bene, andiamo a vedere quindi quali sono i corrispettivi in inglese. Allora, innanzitutto mio, mia, miei, mie. Quindi vedete che in italiano abbiamo quattro forme diverse a seconda dei casi per indicare che qualcosa appartiene a me. Ecco, in inglese la cosa è molto semplice, perché in realtà abbiamo solo my. Quindi my in inglese può significare mio, mia, miei, mie. In inglese i possessivi non hanno singolare, plurale, maschile, femminile. Ecco perché dico che secondo me gli aggettivi possessivi sono più semplici in inglese che non in italiano, perché abbiamo in realtà un'unica forma. Quindi my significa mio, mia, miei, mie, ovviamente a seconda dei casi. Quindi per capire se my in italiano diventa mio, mia, miei, mie, dovete guardare il nome che viene dopo my. Se dico ad esempio my brother, ovviamente in italiano dirò mio fratello. Se dico invece my sister, in italiano dirò mia sorella. Ma vedete che l'inglese utilizza solo my. La stessa cosa avviene con tuo, tua, tuoi, tue, your, quindi your brother, tuo fratello, your sister, tua sorella. Allora, con suo, sua, suoi, sue abbiamo qualcosa di particolare. Allora, cosa succede? Allora, in inglese suo, sua, suoi, sue si traducono come di lui, di lei, di esso. Quindi usiamo his quando è suo di lui inteso come una persona di sesso maschile oppure un animale di sesso maschile, come ad esempio Snoopy, il cane Snoopy, sappiamo che è un maschio e quindi per lui usiamo his. Quando invece qualcosa appartiene a una femmina, quindi una persona di sesso femminile oppure un animale di sesso femminile, come ad esempio Minnie, la fidanzata di Topolino, allora in questo caso dobbiamo ovviamente usare her. Quindi her vuol dire suo di lei. It's, attenti bene, senza l'apostrofo, perché se mettete l'apostrofo qui è l'abbreviazione di it is, che è una voce verbale. Dicevo, quando voi usate it's,
Voi avete la forma neutra, vuol dire suo di esso, cioè suo di un oggetto, di qualcosa di inanimato, oppure suo di un animale che non sapete se è maschio o femmina. Poi non vi preoccupate perché appunto avrete l'occasione di esercitarvi e quindi poi vedrete che questi tre casi diversi poi comunque vi risulteranno molto semplici da utilizzare. Torniamo a nostro, nostra, nostri, nostre, e in questo caso anche qui abbiamo una sola forma che è our, quindi our brother, nostro fratello, our sister, nostra sorella. Andiamo avanti, guardate cosa succede con vostro, vostra, vostri, vostre. Abbiamo anche qui un'unica forma per maschile, femminile, singolare, plurale, che è your, ma your in realtà trovate anche qua, come tuo, tua, tuoi, tue. Quindi in realtà qui avete due forme uguali che in italiano invece sono diverse. Quindi ovviamente in questo caso voi capite se si tratta di vostro o di tuo in base al contesto, quindi in base al discorso che si sta facendo. E infine loro diventa their. Quindi ripassiamo gli aggettivi possessivi in inglese, che si chiamano possessive adjectives, sono my, your, his, her, its, our, your, their. Questi sono gli aggettivi possessivi in inglese. Allora, come si usano gli aggettivi possessivi? Allora, attenzione, vediamo prima come li usiamo in italiano. Allora, in italiano di solito noi abbiamo l'articolo, l'aggettivo possessivo e un nome. Mi raccomando, dopo l'aggettivo possessivo ci vuole sempre un nome, perché altrimenti se non inserite il nome, l'aggettivo possessivo diventa un pronome possessivo, ma a livello grammaticale cambia il suo valore e soprattutto in inglese gli aggettivi possessivi sono diversi dai pronomi possessivi. Quindi mi raccomando, l'aggettivo possessivo deve essere sempre seguito da un nome. Vediamo una frase, anzi non una frase, ma vediamo diciamo, un breve costrutto che rispecchia questo ordine. Allora, articolo la, possessivo, aggettivo possessivo mia, quindi indica che è qualcosa di femminile che possiedo io, e poi il nome al femminile singolare è scuola, quindi la mia scuola. Come possiamo introdurre in inglese la mia scuola? Allora, in inglese funziona così. In inglese innanzitutto non si mette mai, mi raccomando, mai l'articolo davanti all'aggettivo possessivo. Se noi in italiano diciamo la mia scuola, in inglese è come se si dicesse mia scuola. Quindi l'articolo scompare davanti all'aggettivo possessivo. E quindi se la mia scuola in inglese diventa mia scuola, mia abbiamo detto che si dice mai, scuola lo sapete già, si dice school. Quindi la mia scuola in inglese si dice semplicemente my school. Bene, a questo punto vi chiedo di interrompere il video, vi chiedo di ricopiare sul vostro quaderno questo schema, quindi mi raccomando, come titolo scrivete possessive adjectives, ricopiate ovviamente gli aggettivi possessivi in italiano e in inglese, potete anche utilizzare colori diversi, non dovete per forza utilizzare quelli che ho usato io, mi raccomando, potete piegare il foglio a metà e scrivere in una metà l'aggettivo possessivo italiano e nell'altra metà l'aggettivo possessivo corrispondente in inglese, potete fare come volete voi, però l'importante è che ci sia questo titolo, Possessive Adjectives, è importante che ci siano le forme base degli aggettivi possessivi in italiano con accanto la traduzione in inglese e poi ricordate anche questa regolina che ci permette appunto di ricordare che in inglese usiamo solo l'aggettivo possessivo e il nome e facciamo scomparire l'articolo. Ok, ragazzi. Thank you and see you soon. Bye bye.